Non stiamo ridendo, oh, il respiro si fa pesante e l'orrore diventa evidente. Se fuori piove io suono, mi nudo di essere il tuono. Che stupido che sono, nella casa delle bambole ho visto il diavolo ridere, trasformare quelle parole in cenere polvere. Nella casa delle bambole ho udito un uomo cantare, ridava quelle parole, la giusta forma e il colore, il diavolo era in lacrime. Ciao a tutti amici di Milano Rossonera, sono Jacopo Galvani e non è un video che mai uno sognerebbe di fare questo, perché purtroppo, come avete visto in apertura, sono qui anche per parlarvi della scomparsa prematura di William Vecchi a soli 73 anni. Per chi non lo sapesse, William Vecchi è stato uno storico giocatore del Milan, più un grandissimo preparatore dei portieri, sempre dei rossoneri, nell'epoca di Carlo Ancelotti. Infatti molti attribuiscono la grande esplosione di Nelson Dida proprio al suo lavoro durante gli allenamenti e durante la settimana in quel di Milanello. Per chi non lo sapesse, William Vecchi ha vinto da calciatore uno scudetto nel 67-68, due Coppa Italia consecutive nel 71-72 e nella stagione 72-73, e poi ha vinto sempre con il grande Milan due Coppe delle Coppe nel 67-68 e nel 72-73 e una Coppa dei Campioni nel 68-69 e, pensate un po', anche un Intercontinentale nel 1969. Questo era William Vecchi, è stato un giocatore grandissimo, un uomo incredibile. Io purtroppo non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo dal vivo, se non nella mix zone l'ho visto passare qualche volta, ma non ho mai avuto l'opportunità di parlarci come ho fatto con altri giocatori del passato, ma devo dire che ho sempre avuto l'impressione di un uomo puro, bello, cioè una persona di quelle che ti fa proprio piacere conoscere e ti ritieni anche fortunato nel momento in cui hai l'opportunità di interagire con loro. Io so che poi in questo momento i tifosi hanno voglia di sentir parlare di mercato e non di questi problemi, di queste disgrazie che purtroppo il mondo ogni volta ci porta ad affrontare. A volte sono miti sportivi, a volte sono anche persone più prossime. Allora, fatta questa doverosa premessa, diamo le ultime da Milanello. Charles de Ketelaere dovrebbe essere arrivato in questo momento a Milanello per allenarsi, per fare conoscere i propri compagni. Sappiamo che è arrivato molto prima, perché l'allenamento sarà nel tardo pomeriggio, però lui è arrivato con grande anticipo per prendere conoscenza di Milanello, luogo anche dove si fanno i ritiri, dove ci si allena, per conoscere lo staff e tutto quello che ne consegue in queste situazioni in un nuovo trasferimento. La speranza è quella di vederlo appunto in campo nell'amichevole di sabato pomeriggio. Le notizie di mercato, come vi avevo anticipato negli altri video, Renato Sanchez non credo che verrà al Milan, mi sembra che lui non abbia neanche voglia di vestire la maglia rossonera, ci sta tenendo come piano B. Infatti, da quello che si legge, si apprende dagli affidabili colleghi
dell'equipe Renato Sanchez con tutta probabilità volerà in quel di Parigi, quindi direzione opposta di quella di Milano. Non è un problema, ragazzi, veramente esistono un sacco di giocatori. Mi sento di smentire per le mie fonti, che poi ripeto, io rispetto sempre i colleghi, non mi permetterei mai di smentirli. Cioè, o meglio, ho appena detto che mi sento di smentire, però ho letto, mi è arrivata notizia che Mina sarebbe su Milinkovic-Savic. Ragazzi, da quello che so io, da quello che risulta a me, no. Il Milan non è su Milinkovic-Savic, da quello che risulta a me. Nel video di ieri ho parlato di quali sarebbero i miei sogni e di quali sono le trattative aperte. Da ieri non è che sia cambiato tantissimo, ragazzi. Mi dispiace, io lo so che c'è fame di avere ogni giorno un giocatore nuovo. Purtroppo non è questo il caso, però quello che vi posso dire è che arriverà sicuramente un difensore centrale. A me non piace né Diallo né Tanganga, però fa niente. Preferirei il giocatore dell'Eintracht, però questo è un altro discorso. E poi un centrocampista, anche se io, se si crede in Pobega e in Adli, non ne vedo questa necessità immediata, perché mi sembra che numericamente siamo più o meno a posto. Poi, ben venga se dovesse arrivare un crack. Sapete che io ho i miei sogni, giocatori giovani che vi ho citato ieri e ve li ripeto: uno è Danilo del Palmeiras e l'altro è Matheus Franca del Flamengo. Detto questo, ragazzi, vi saluto e mi raccomando, buon viaggio, William.